Vorrei innanzitutto salutare tutti gli intervenuti con grande piacere, con immensa gioia. Mi dispiace di non poter essere lì. Saluto Vittorio Russo, saluto tutti quanti gli amici che vengono da Napoli, da Pescara e li abbraccio tutti con affetto. Ripeto, l'operazione Maradona fu solo ispirata da me perché misi in contatto Giuliano con gli intermediari che potevano fare il trasferimento. Fu un'idea mia perché il Napoli in quel momento aveva uno spazio come straniero e stavamo discutendo la comproprietà di Ramon Diaz con il Napoli e in un incontro con Giuliano si parlò anche dell'effetto che poteva avere Maradona a giocare a Napoli. Io intanto avevo organizzato un'amichevole con il Barcellona, il club di Maradona, per festeggiare la salvezza dell'Avellino e gli intermediari che mi avevano portato questa amichevole, in particolare Riccardo Fujica, un intermediario argentino, un agente FIFA. Mi mise al corrente che il Barcellona era in rotta con Maradona e che Maradona poteva trasferirsi in Italia. Telefonai ad Antonio Giuliano e Antonio Giuliano volle subito incontrare Fujica e da lì partì l'operazione. Io ho avuto solo l'idea, poi il difficile che è realizzarla l'hanno fatta Giuliano e Ferlaino. Poi io me la sono goduta questa idea. Sicuramente è stata un'idea vincente e che forse mi farà ricordare per sempre dai napoletani e dal calcio. Però, diciamo, non mi voglio avvantaggiare di meriti che sono relativi ad un'idea e a un contatto che io ho creato, perché in realtà io ho fatto da intermediario fra gli agenti che potevano fare l'operazione con il Napoli, con i dirigenti del Napoli. Devo dire che probabilmente se non avessi fatto questo contatto, Maradona sarebbe andato da un'altra parte perché loro non ci avrebbero mai pensato a telefonare al Napoli, onestamente, se non gliel'avessi imbeccato io. Ferlaino si gettò sull'idea con grande slancio perché era presidente da tanti anni, un grande tifoso del Napoli e voleva vincere a quel punto lì. E quindi veramente mise tutto se stesso in questa operazione. Ricordo che mise insieme un pool di banche all'epoca per trovare i 16 miliardi di lire necessari, capeggiata dal Banco di Napoli, il cui direttore generale era molto amico del presidente, Ferlaino. Quindi Ferlaino è l'artefice poi dell'operazione, dell'impalcatura finanziaria ed anche il coraggio di investire in un'operazione così onerosa. All'epoca si fecero addirittura interrogazioni parlamentari su questa operazione perché ci si chiedeva se era morale spendere tutti quei soldi per un calciatore. Poi il Napoli ebbe ragione, invece Ferlaino ebbe ragione. E il fatto che scegliesse Napoli, che era una piazza che non aveva vinto ancora niente, nemmeno uno scudetto, fu un fatto che la dice lunga sull'entusiasmo con cui lui volle venire. E infatti le prime partite non furono facili per lui. Il Napoli non fece un grande girone d'andata, ma poi furono superati alcuni screzi interni allo spogliatoio, dove s'erano verificate anche delle gelosie nei confronti di Maradona da parte di giocatori minori. E poi Napoli dal girone di ritorno del primo anno di Diego partì e fece grandissimi risultati, i migliori nella storia. Io ho seguito Maradona nella Coppa del Mondo in Messico dell'86 e ho vissuto quei momenti della Coppa del Mondo con Salvatore Carmando, che era il suo massaggiatore. Eravamo gli unici due rappresentanti del Napoli con Diego. E allo stadio Azteca, quel giorno che vinse la finale, 29 giugno 86, nello spogliatoio con la Coppa del Mondo sul tavolo,
che io ebbi la fortuna di toccare nello spogliatoio dell'Argentina, mi disse con gli occhi pieni di felicità: direttore, adesso quest'anno si vince anche a Napoli. E infatti l'anno dopo vincemmo Coppa Italia e Scudetto. Maradona aveva un grande pregio, che era quello di dialogare bene con chi si poneva bene nei suoi confronti, perché lui non riconosceva l'autorità precostituita, lui riconosceva la parità del dialogo. Per cui se io mi approcciavo come direttore generale del Napoli, magari non ottenevo risultati, ma se mi approcciavo come un amico, come un professionista che ha bisogno di dialogare con lui umilmente, e lui umilmente alla pari si metteva in condizione di darti una mano. Era tutta questione di approccio, perché Diego era un indipendente di natura e un anticlassista di natura. Quindi direi che non ho avuto difficoltà, forse anche per il fatto che allora ero molto giovane e avevo solo 5-6 anni più di Diego quando ero direttore al Napoli. La notizia che Diego era scomparso è arrivata come un fulmine a ciel sereno, 5 minuti prima che iniziasse la gara di Coppa Italia Udinese-Fiorentina dei sedicesimi o ottavi, ora non ricordo di quest'anno. E noi l'abbiamo saputa nel sottopassaggio. Mentre entravamo in campo, io ero dirigente in panchina, e me l'ha comunicata uno dei nostri giocatori argentini, dicendomi: ma ha visto che è successo? Addirittura in divisa era per andare in campo. E devo dire che a me sono subito spuntate le lacrime e non avrei avuto neanche voglia di andare a fare quella partita. Poi ho visto il nostro capitano Rodrigo De Paul, che si è girato verso di me e aveva gli occhi di lacrime, anche lui pieni di lacrime, e mi ha guardato come per dire: ci tocca andare in campo, ma il dolore è più forte dell'impegno della partita. E lì siamo andati con un senso del dovere, però in campo si pensava tutti a Diego. Diego, da professionista e appassionato del calcio, grazie infinite, perché Diego andava solo ringraziato per tutto quello che ha fatto. A me ha fatto vivere un sogno. Guardando indietro, io ho avuto tanti momenti belli della mia carriera, però quando penso ai momenti con Diego, mi sembra di aver vissuto un sogno, qualcosa di irreale per quello che lui realizzava e rappresentava. Quindi gli avrei detto: grazie, fratello mio.